La Fondazione Alice Onlus ha un sogno, quella di dare vita ad una nuova impresa sociale denominata Un Tetto per Tutti. Per parlarci di questo grande sogno c'è Simone Ciulli, appunto il presidente della Fondazione. Benvenuto Simone. Benvenuti a voi, grazie di avermi chiamato. Un grande piacere, perché dobbiamo parlare di questo ambizioso progetto, perché non è una cosa così semplice da mettere in atto. No, per niente, assolutamente. La novità principale sta nel fatto che noi non stiamo creando una società che darà lavoro a dei disabili, noi stiamo creando un'impresa sociale che sarà gestita da disabili, saranno loro direttamente, quindi questa è la grande novità. Eh sì, direi una grande novità, serve anche un bel impegno economico per poter portare avanti e per poter realizzare questo progetto. Sì, da un lato c'è un impegno economico non indifferente, siamo partiti con la ristrutturazione di un fienile che è attualmente di proprietà della Fondazione Alice, la Fondazione Alice la quale darà in uso gratuito all'impresa sociale Un Tetto per Tutti per iniziare a mettere in piedi questa attività. E quindi noi facciamo la nostra parte perché con queste persone viviamo da anni e da anni ne conosciamo le caratteristiche. E vorremmo che queste risorse fossero messe a disposizione. Tutto qui. Dove si trova questo fienile, Simone? Allora, questo fienile è adiacente alla sede operativa della Fondazione Alice a Campo Lombardo, un paese di una ventina di anime sopra Prato Vecchio Stia. Stiamo vedendo le immagini, tra l'altro sono delle immagini bellissime perché è un luogo veramente da favola. E è partito il crowdfunding per raccogliere dei fondi al fine proprio di darvi sostegno per realizzare Un Tetto per Tutti. Sì, è partito il crowdfunding, sono state richieste 45.000 euro, che sono il preventivo che abbiamo avuto per la ristrutturazione di questo fienile, che poi verrà arredato, verrà anche corredato con un'altra raccolta fondi che partirà anche questa fra pochi giorni, per la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi esterni. Faremo una passerella molto lunga per disabili motori, per arrivare a uno spazio relax dove ci sarà un laghetto e delle piccole strutture per poter passare delle ore in tranquillità. Beh, comunque la raccolta fondi sta andando bene, un passettino per volta. Sta andando bene, abbiamo già raggiunto e superato la soglia del 10%, è sostenuta da Banca Etica, si trova su la piattaforma Produzione dal Basso e abbiamo l'impegno di uno sponsor, Profi, che a metà della raccolta fondi farà una forte donazione raddoppiando quello che abbiamo raccolto sino a quel momento, e quindi il nostro impegno in questo momento è il massimo per cercare di raggiungere il massimo del risultato. Certo, e senti Simone, raccontaci un po' quale sarà il ruolo di questi ragazzi che poi gestiranno questa nuova impresa sociale, quindi quale sarà anche l'obiettivo, quale un po' sarà il settore poi di riferimento, si occuperanno di cosa? Allora, si occuperanno di ricevere e accogliere disabili che vogliono viaggiare in autonomia. In questo momento un disabile grave o un disabile motorio ha fortissime difficoltà, se non la quasi impossibilità, a essere accolto in una struttura turistica qualsiasi, specie se ha bisogno di quei supporti, lavarsi, vestirsi, mangiare, essere trasportato, derivanti dalla sua condizione. Questo rende praticamente impossibile il potersi muovere. Noi utilizziamo da una parte la terra stupenda del Casentino e tutte le sue risorse,
mettendo queste persone nelle condizioni di poter arrivare in un luogo caldo, accogliente, sicuro, dove troveranno delle persone, disabili e non, che li accudiranno, cioè risponderanno a quelle che sono le loro esigenze. Siamo tra l'altro su una delle vie di Francesco, quindi accoglieremo anche pellegrini che passeranno di Certo. qui e vorranno fare un tratto di strada vicino a noi. Il ruolo di queste persone è molto semplice, sono quattro disabili in questo momento, ma pensiamo forse di allargare la partecipazione. Quattro disabili che portano dentro sei lauree, nessuno sotto 108, dove Fantastico. c'è comunicazione, dove c'è filosofia, dove c'è economia, dove c'è giurisprudenza, scienze della comunicazione, Laureati a dove 360 gradi praticamente. assolutamente sì, queste persone sono Fantastico. assolutamente in grado di gestire la struttura. Faccio un esempio molto semplice: abbiamo Maurice che non ha le braccia e scrive con i piedi, però scrive bene. Quindi lui è l'addetto alla comunicazione esterna internazionale, Spettacolo. parla cinque lingue, è laureato in filosofia. Io non riesco a vedere persona migliore. Abbiamo Simone Alinovi, laureato in economia, che penserà alla parte amministrativa, è un relatore anche di famose università italiane. Abbiamo Jenny Ciappetti, conosciuta a Prato Vecchio, è una delle migliori educatrici che ci siano sul territorio, spastica, benissimo. Cioè, queste Quindi un sono bel le team. nostre caratteristiche. E se ci sarà bisogno di spazzare per terra, mi ci metto volentieri, non ho la Dov'è il minima problema? difficoltà. Ecco. Per questi ragazzi che si meritano veramente il meglio, si fa davvero di tutto. Tra l'altro, Assolutamente. Simone, prima di salutarci, quindi prima di chiudere il collegamento, mi dicevi prima di questo, appunto, di questo spazio, che oltre alle difficoltà economiche per portare avanti questo progetto, che di fatto sono problematiche concrete, c'è anche il problema della burocrazia, perché le persone con disabilità vengono viste un po' come un ostacolo nel portare avanti progetti di questo genere. E quindi anche la tua volontà è proprio quella di invece far capire a tutti che sono persone normalissime, che si possono occupare delle cose proprio come lo facciamo noi, in modo normale. È un problema serio ed è un problema molto più grande di quello che noi immaginiamo. E noi pensiamo di affrontarlo così. Siccome di fronte a queste persone si vede immediatamente quello che manca, ma si ha molta difficoltà ad arrivare a vedere quello che c'è dentro ognuna di queste persone, noi abbiamo fatto il percorso inverso. Abbiamo detto, bene, non abbiamo la volontà e la necessità di reclamare un'assistenza. Abbiamo la volontà e la forza di creare un'impresa sociale che sta in piedi con le proprie gambe, produce risorse, produce ricchezza, si mantiene. Allora, a quel punto, la discussione a livello sociale si sposta su un altro piano. Non sono una persona da assistere, sono un Certo, cittadino che sta in certo. piedi con le proprie gambe e che quindi produce e che ha difficoltà. E se manca la rampa per arrivare all'ufficio postale, il problema non è il disabile in carrozzina, il problema è che manca la Eh rampa. sì, Quella rampa deve essere messa perché c'è un giusto, cittadino che deve giusto. arrivare a quell'ufficio postale. Eh Punto. sì, è proprio così, Simone. Io ti ringrazio per essere stato con noi quest'oggi e allora buona fortuna per questo splendido progetto. Ti ringrazio infinitamente e spero a presto. A Un abbraccio. prestissimo Simone, perché vogliamo vedere, vogliamo conoscere poi i progressi, i piccoli passettini di Un Tetto per Tutti. Abbiamo invitato tutti qui. Un Spettacolo, verremo sicuramente prestissimo. Ciao Simone, grazie di nuovo. abbraccio, grazie a te. Ciao. Adesso noi ci fermiamo solo qualche istante, ma torniamo insieme tra poco poco perché dobbiamo andare da Riccardo Ciccarelli.